È partita questa mattina a Piazza Carità la campagna per la prevenzione del cancro alla prostata e al seno e del melanoma. Organizzata dal Comune di Napoli con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e la Fondazione Prevenzione e Ricerca in Oncologia, la Primavera della Prevenzione si occuperà a marzo del tumore alla prostata, con un calendario di appuntamenti in diversi quartieri della città, dove sarà possibile fare una visita gratuita dalle 9:30 alle 13:30. Il cancro alla prostata è il gemello, ahimè, del cancro della mammella. Sono gli stessi identici numeri e la stessa mortalità, però la donna dà un'attenzione 30 volte superiore alla prevenzione di quello che non dia invece il maschio. L'età critica cambia con la familiarità. Mi spiego meglio: se in una famiglia c'è un cancro della prostata di un nonno, di un bisnonno, uno zio o una mamma con un cancro della mammella, una nonna con un cancro della mammella, quel nipote o quella nipote hanno 8 volte più possibilità di avere ovviamente un carcinoma della prostata o della mammella. Quindi, prima cosa da evidenziare familiarità, la seconda cosa da evidenziare è ovviamente l'età. Diciamo che oggi una prevenzione buona inizia già a 45 anni, facendo il PSA, però il PSA non è l'alibi dietro cui l'uomo, come dire, un po' pavido, un po' tremebondo si va a nascondere, che il PSA non conclude e non esclude un carcinoma della prostata. Il PSA va sempre coniugato con l'esplorazione digitorettale, con la visita e con l'ecografia. E una volta per tutte vorrei dire, ma cari maschi miei, se vi mettete paura di un ditino nel retto, vuol dire che forse dovete un po' crescere. Nelle farmacie saranno distribuiti i volantini con le informazioni utili e le 10 regole d'oro per la prevenzione. Attraverso la farmacia noi possiamo, diciamo, indirizzare verso le cosiddette 10 regole d'oro per quanto riguarda la prevenzione del carcinoma alla prostata, così anche per le altre, diciamo, campagne di prevenzione che intendiamo portare avanti. E noi come farmacisti, siamo, essendo operatori sanitari che viviamo sul territorio, pensiamo che oggi, in un momento particolare anche di crisi economica e spesso anche di valore, io penso che la professione, i professionisti, in particolare quelli sanitari, debbano interfacciarsi quando più possibile con il territorio. A richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, il maschio angioino si colorerà questa sera di azzurro. Un momento simbolico che ci ricorda che è importante prendersi cura di se stessi, e quindi il maschio angioino colorato di blu in 2 giornate molto importanti, ma poi soprattutto dei momenti concreti attraverso un'unità mobile di grandi professionisti, la possibilità di poter fare quelle analisi fondamentali per prevenire poi altrimenti delle malattie difficilmente recuperabili più in avanti nel tempo. Questa è la vocazione del Comune di Napoli, essere in strada con i cittadini. Noi ci siamo avvalsi del grande rapporto che il Comune di Napoli ha con gli ordini professionali della città, con gli istituti di ricerca, con le università. Questa unità mobile, quindi, dal 1 di marzo all'8 di aprile, in tutte le piazze della città, da Scampia, Ponticelli al centro storico, è un'occasione concreta, cari napoletani, da prendere al volo per avere cura di se stessi. Il calendario delle tappe dell'unità mobile di prevenzione su www.fondazionepro.it.